Buongiorno a tutti, sono alla stazione dei treni di Recco, sono qua a aspettare il treno che va verso Genova e volevo far vedere principalmente una cosa, il cielo, nuvole, un po' di nuvole ci sta, si chiamano nuvole quelle là, sono bianche, a volte possono essere grigie chiare, a volte possono essere grigie scure. Sempre una parte del cielo sopra Recco, ma direi che è un po' sopra la maggior parte della provincia di Genova, non solo Recco, ragazzi. Ora, voi mi starete dicendo, ok, tutto questo perché? Intanto faccio uno zoom e se ci riusciamo a vedere, si intravede il campanile che segna le 4:30. Questo video è stato fatto il 27 di novembre del 2019. Allora, 27 di novembre 2019 a Recco, come in tutta la zona che comprende la zona B, la macro area divisa, sono divise in macro aree, no? Da più o meno Savona all'incirca al promontorio di Portofino, dava allerta gialla dalle 3 di notte alle 8 del mattino e poi dava allerta arancione dalle 8 del mattino fino alle 18 di sera. Sono le, come ho detto, le 16:30. Voi vedete qualche allerta arancione? Magari vedete qualche allerta gialla, a parte il sole che è giallo là dietro il campanile della chiesa di San Giovanni. Io proprio allerte non vedo. Ok, al di là che possono esserci allerte, le conseguenze delle allerte, ma allerta non c'è. Specifichiamo che così più o meno è da un'oretta abbondante. All'incirca è terminato di piovere verso le 2:30, è uscito il sole, poi si è anche un po' aperto, non era aperto così prima, però non ci ha messo molto a aprirsi come vedete ora. E ha incominciato a piovere nella nostra zona, che potrei dire Recco barra Golfo Paradiso, Tiguglio, in modo interessante, da, se vogliamo dargli un colore, all'erta arancione dalle 12 più o meno, da mezzogiorno. Quindi ha fatto, come la vedo io, 2 ore di allerta arancione, da mezzogiorno alle 2. Hanno allertato tutto, hanno chiuso la meno un po' alcuni uffici, hanno chiuso, chiuderebbero anche forse anche le palestre, anche se a Genova non mi risulta che con la gialla chiudano le palestre, neanche le scuole, rimangono aperte. Comunque il fatto è, per 2 ore di pioggia, che sia allerta gialla o arancione, ora non sto a discutere, hanno fatto tutto questo. Ora sicuramente la sicurezza è al di sopra di tutto, i cittadini, noi siamo molto considerati, siamo molto presi in considerazione, no, cittadini? Infatti le istituzioni ci tengono di buon conto, soprattutto quando dobbiamo dei soldi, poi quando loro devono rispondere di qualcosa spariscono. Vediamo insomma giù in Abruzzo il terremoto, vediamo i danni che hanno avuto in passato noi, le alluvioni eccetera eccetera. Quindi insomma faccio l'ironico sul modo di fare che hanno le istituzioni, la regione e lo Stato. Ora sono le 4:30, teoricamente secondo voi, se io imbandisco attualmente ora una partita di calcio con degli amici adesso, c'è il rischio che qualche ignorante stupido, perché poi sarebbero così definiti ovviamente, mi venga a fare storie perché sto facendo una partita di calcio o qualche evento all'aperto con l'allerta arancione in atto? È interessante come domanda, vero ragazzi? Niente, dai, ce la prendiamo a ridere finché non mi arrabbierò veramente io. E comunque sì, in alcuni frangenti avete visto che me la son presa, perché siamo comandati da dei burattini che sono comandati da altri burattini, che è un teatrino il nostro, l'Italia.
è tutta una scaletta, no? Poi ci siamo noi che siamo gli spettatori, che alcuni dicono, però è proprio un bello spettacolo, altri dicono, però quella parte lì non mi piace. Però la maggior parte sono quelli che dicono sì, è un bello spettacolo, perché si godono lo spettacolo senza porsi mai problemi o dubbi, quesiti. Sta lì e subiscono. Io un po' quelle persone li invidio, sì. Vabbè, dai, godiamoci questo bel sole, ci sarà uno stupendo tramonto stasera, eh? Ora sono qua a aspettare il treno che è 10 minuti in ritardo, ma vabbè. Come si suol dire, nulla avercela contro le ferrovie dello Stato, però le cose rimarranno sempre uguali. È inutile che c'è gente che fa in giro i filmati. Rimarremo sempre così. E più andiamo avanti, più sarà peggio, perché certi ponti, la concludo con i ponti, sono stati costruiti centinaia di anni fa. Per esempio quello a San Rocco di Recco, di fronte alla chiesa. E sono ancora in piedi. Invece altri ponti che sono costruiti recente, proprio zero, c'è un paura che crolli, infatti con l'arancione li chiudono.